Ciao a tutti ragazzi, eccoci in questo nuovo video. Oggi ragazzi siamo qua, ok, oggi sono molto gasato, come potete vedere dalla voce. Ma oggi ragazzi la cosa più importante è... non c'è una cosa importante sinceramente. Ragazzi, in questa pista non vado, vado veramente, veramente piano. Ma proprio piano ragazzi, vado veramente piano, 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 piano del mondo. Partirò ultimo, come sempre, ma senza vantaggio. Ragazzi, vado veramente piano, Vado veramente piano, 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 piano. Ora, diamo del gas, diamo del gas. Aspettiamo, aspettiamo di arrivare. Ok, siamo ultimi, 22esima posizione, 22esima posizione. Aspettiamo subito di passarli ora, perché dopo se ne vanno. La cosa più importante è che Prato è indietro. Nella scorsa gara invece si era allontanato, però io pensavo di andare piano in quella pista, ma invece sono andato molto veloce e l'ho preso. Oggi siamo senza ospiti. Davanti a Harry Jacobi, un pilota che va molto forte, devo dire la verità. Tentiamo di andare larghi. Loro vanno larghi, noi andiamo stretti. Forse ne passiamo due. Forse ne passiamo due. No, nel rettilineo. Mi passa l'uomo dal suo motor. Umberto Vandoni. Che infilata ragazzi, da paura. Tanto attacco su Adam Ferri. Finito. Finito l'attacco su Adam Ferri, che è andato a buon fine. Ora dobbiamo attaccare subito Albin Östlund, che è un pilota che va veramente molto forte. Dobbiamo subito attaccare, attaccare come dei pazzi ragazzi, come dei pazzi scatenati, per andare a prendere subito quella posizione che è la settima posizione, e poi andare a puntare la sesta, poi la quinta, poi la quarta, poi la terza, poi la seconda, e poi la posizione che vogliono tutti, la prima posizione. News e Olsen stanno giocando la prima posizione. Intanto Östlund si è allontanato un po'. Dobbiamo spingere ragazzi. È molto forte Östlund. Ho preso quella traiettoria perché era la traiettoria più bassa, cioè il dosso era la parte più bassa, però è inutile prenderla perché ho perso del tempo. Comunque ragazzi, per ora la gara non è partita male, devo dire la verità, non è partita per niente male, però sto facendo un casino di errori in questa curva, quindi ora prendiamo e dopo stringiamo perché ho fatto un casino di errori. Comunque la gara per ora non è stata tanto male, sono in una posizione in un giro, tra poco lo facciamo. Se non perdo, oppure guadagno, però guadagno è difficile, dovrebbe cadere qualcuno, e perdo pure. Sta Östlund a un secondo e mezzo da me. Sta aggiungendo l'attacco su Cervellini. Che infilata. Stanno prendendo un po' di tempo loro, quindi dovrei avvicinarsi dopo. Se mai fare qualche attacco. Questo tratto recupero molto su loro. Östlund! Ragazzi, mi sono avvicinato molto, come vi ho detto che recupero molto in quel tratto. Qui però proviamo ad andare larghi. Funzionato ragazzi, ha funzionato. Buona la traiettoria larga dentro su Östlund. Di nuovo, mamma mia. Lotta, lotta, è passato, l'ho passato ragazzi. Finalmente, settima posizione. È mia. Del gas ragazzi, diamo del gas. Tanto davanti a Cervellini e Mitchell Evans. Dentro
Cervellini, vediamo se l'attacco a buon fine, chiudiamolo! È andato a buon fine, ragazzi, però ancora dietro attaccata di calcagna. E potrebbe ripassare come tutti gli altri piloti, se faccio qualche errore, ti passano subito. Ora, puntiamo a Mitchell Evans, pilota australiano. Quest'anno in onda ufficiale, lo scorso in onda 100 ricevuto sport. 1:42:07. Jago Gerz, cosa è successo a Jago Gerz? Vediamo, ragazzi. Forse ha rotto? Scherzo. Non capisco cos'è. Si è buggato forse Jago Gerz. Forse si è buggato il gioco, ragazzi. Jago Gerz. Forse si è buggato, ragazzi. Vabbè, comunque, pensiamo alla nostra gara. E ora siamo in quinta posizione. Una quinta posizione regalata da Jago Gerz. E ora alle calcagna di Mitchell Evans. Sentiamo subito l'attacco in questo tratto, che l'attacco è molto difficile, a meno recuperare qualcosina. Siamo all'interno di fare su Mitchell Evans. Attenzione, carichiamo per il doppio. Veniamo ancora più stretti, lui lo portiamo all'esterno. È caduto Mitchell Evans. Comunque, ragazzi, ora dobbiamo dare del gas come non l'abbiamo mai dato. Abbiamo messo il rewind per non fare cadere Mitchell Evans, così ce la rotiamo un po' di più. Comunque, ragazzi, diamo del gas come dei matti scatenati, come se non ci fosse un domani, perché davanti quei tre piloti lì sono forti e, ragazzi, non sono vicinissimi, soprattutto il primo. Il terzo e il secondo si possono prendere, ma il primo sarà molto molto difficile. Primo mi sa che Newey o Olsen, però Olsen lo vedo lì. Non so se quello dietro Olsen è Vial o Newey, però credo Vial. Sì, è Vial quello dietro, infatti. Vial, Olsen e Mews. Ok, ragazzi, è ora di dare gas. Quarta posizione, dietro abbiamo Mitchell Evans in quinta posizione, che è veramente agguerrito dopo il passaggio che ho fatto, molto aggressivo, che senza rewind sarebbe caduto. Dopo vediamo a fine gara quando è arrivato Jago Gerz. Mamma mia, intanto Mitchell Evans spinge come un pazzo. Di nuovo l'attacco di Evans, Mitchell Evans. Di nuovo mi passa, ma noi andiamo sempre più agguerriti e lo rientriamo. Una volta non cerchiamo di farlo passare, rimaniamo stretti più stretti di lui. Che effetto, ragazzi. Tanto Vial ha passato Olsen ha ripassato Vial, sta facendo una grande lotta per il secondo e terzo posto, però mi sa che stanno perdendo un po' di tempo, quindi è ora, ragazzi, è ora di andare a prenderli e pure passarli. Secondo il 7 ho Olsen, quindi Vial ha passato Olsen. Ce l'ho 2 secondi 7 Olsen. Ora attenzione, perché Olsen ha riattaccato Vial, però Vial ovviamente nel suo largo e ha recuperato. Facendo una lotta, mi sa che stanno perdendo anche un po' di tempo, però noi, ragazzi, 2 secondi 7 ancora, quindi non ho perso tempo, perso poco, tipo 80 millesimi, che non so niente. Ho fregato lì allo stile di curva. Andiamo più o meno uguali, quindi questo passo andando uguali. Rimarrò in quarta posizione, ragazzi. 2 secondi 7 e 19, siamo sempre lì. È molto difficile sarà recuperare. Mitchell Evans sta recuperando qualcosina su di me. Si è allontanato dal gruppo dietro, prima quando ho fatto l'errore si era attaccato, ma intanto il giro veloce l'abbiamo fatto stampare noi. È passato uno, cioè, e mi sa che prima ho fatto segnare 1:41:08 oppure Olsen, che giravamo sempre uguali, però forse all'inizio io ho recuperato qualcosa e non l'ho visto, quindi credo Olsen mi ha fatto girare 1:41:08 e io ho girato 1:41:05. Più o meno uguali, ragazzi, 3 decimi fanno qualcosa, però
non tantissimo, ma intanto che serie da paura che ho fatto, ragazzi. Mamma mia, che serie. Tanto via. Secondo quarto. Secondo quarto c'è lì, infatti ho visto molto 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 che io ho recuperato. Tanto Olsen. Oh, Vial aveva passato. E Olsen aveva passato Vial, ma Vial si è rifatto sotto e l'ha ripassato. Ci mancano 6 minuti più 2. Tempo sta sempre diminuendo. E anche i giri. 6 decimi, ragazzi. Buon giro questo fatto, è la verità. Attenzione, Olsen alle calcagna. Sono le calcagne di Olsen. Ora, sentiamo l'attacco, è passato come schiera Olsen. Ora, attacca posizione nostra. Olsen, dove sei infilato? Ragazzi, il replay per forza. Dove sei infilato, Thomas Schiera Olsen? Complimenti. Vediamo il passaggio qua, tutto indietro come un pazzo per prenderlo e passarlo. Poi qua ho staccato forse un troppo dopo. Guardiamo dietro lui che spunta da lì. Bravo Olsen. Complimenti a Thomas Schia Olsen. Di nuovo. Mamma mia, che passaggio che avevo fatto lì, ragazzi. Di nuovo dentro su Olsen, ma di nuovo anche lui, ancora lui. Mamma mia. Immagino che lotta avranno fatto lui e via. Ma dentro. Mamma mia, Olsen va veramente forte, ragazzi, va veramente forte. E stavolta però, basta. Ha perso un po' di tempo su via, però ha passato Olsen. Questo giro era buono, era tantissimo buono, però ha perso molto tempo con Olsen. E ora sono a 2 secondi e 7 da via. Ed ero a... se non mi viene la parola, 600 decimi. Ma ora, ragazzi, sentiamo la seconda posizione per ora e dopo alla prima ci riusciamo. Tanto Vial si sta avvicinando a Muse, che hanno veramente forte, però Vial ancora di più in questi tratti. Forse ho recuperato qualcosina su Vial, avevo parlato più presto, sì, ho recuperato qualcosina su Vial, tipo 8 decimi, forse 7 e mezzo, qualcosa del genere. Via largo. Oh, ho sbagliato visuale, ragazzi. Che curva ho fatto lì, cioè dalla visuale sembrava bellissima. Rivediamo, guardate, mamma mia che curva bellissima, mi piace. E ora però mi sono avvicinato molto a Viale, devo dire la verità, cioè non molto, però qualcosina lo c'è. Sì, mi sono avvicinato molto, per dire la verità. Io ho recuperato ancora, ora sono un secondo e due da Vial. Muse ha ripreso la fuga su Vial e anche su di me. Però, ragazzi, meglio non lasciarlo sfuggire, perché sennò dopo sarà difficile recuperarlo. Andiamo da Dash, un secondo e zero da Vial. Allora, è molto difficile, molto molto difficile, ma dobbiamo dare le gaffe, ragazzi, come dei matti. Era bello lì se mi infilavo nel canale. Vediamo se mi riesco a infilare nel canale. Vabbè, non mi sono infilato, però va bene anche così. Cavolo, lì, ragazzi, devo provare a fare una cosa. Così, mamma. Forse ero troppo in ritardo. Cerchiamo di fare un po' il frettore di Vial, tranne le cose che so già che perdo tempo. Tanto forse posso segnare il giro più veloce della pista, Se voglio parlare troppo presto, di nuovo questo giro. Cerchiamo di fare le traiettorie di Vial, ragazzi. Che va forte. Tranne qua, che questa qui è la mia traiettoria. E non si batte, infatti, ragazzi. Ora diamo del gas, perché siamo alle calcagne di Vial, ragazzi. Ce l'ho lì. Guardate quanto siamo distanti, pochissimo, 5 decimi, mezzo secondo. Ora è il momento di fare l'attacco in questa curva. Vediamo se ci riusciremo. Non in questa, allora proviamo la prossima. Andiamo larghi, come mio. Cavolo, era bella. Ragazzi, ci siamo, ragazzi. Vial è lì, ci siamo, ragazzi. Mamma mia, è molto molto difficile. Vial va forte, quindi forse non ci siamo. Forse in grossieri ancora no.
forse in quella curva dove andare a stare qua. 5 decimi, ancora, mezzo secondo preciso, io ho recuperato pochissimo. Proviamo a fare l'attacco come ho fatto prima a Thomas Chiarossa, vediamo se ci riusciamo. Mamma mia, è molto difficile. Attacchiamo prima, attacchiamo dopo, aspettavo. Mamma mia, è passato Vial, mamma mia che attacco, ora un secondo e mezzo, da ancora minuto di nuovo Vial. Ho chiuso tantissimo in quella curva perché avevo paura che Vial arrivasse dietro. Attacchiamoci a Newt, ragazzi. Cerchiamo di fare il territorio che fa lui d'ora in poi, perché è il primo. Tutti prendono quella traiettoria, però mi sembra molto più lenta. 1:42.5, un tiro che non mi piace molto, perché potevo far molto meglio. Però va bene così, dai, va bene così. Forse perché ho perso in quella curva un po' con Vial, che è una cosa molto forte. Però ora sto recuperando su News e mancano 2 minuti e 5 secondi più 2 giri, 2 minuti e 2 giri allo scadere del tempo. Ora questo tratto, ragazzi, recupero tantissimo e intanto di nuovo su News attaccati, siamo attaccati, ragazzi, come via, ora ancora di più, 300 decimi, 300 millesimi, scusate. Di nuovo News, andiamo largo, più o meno siamo entrati nella curva, forse lui era un po' più avanti di me. Era 35 decimi prima, vediamo se ho recuperato con andare largo. 333, ho perso qualcosina, però siamo lì, ragazzi, ho perso quasi niente. No, cavolo, ho sbagliato lì. Cavolo, ragazzi, dobbiamo mettere rewind perché avevo fatto una cosa bella, sanno che ho sbagliato. Devo prendere dosso proprio in pieno qua, perché non posso tipo farlo come ho fatto prima con l'orte. Così, ragazzi, gas a martello pieno, mamma mia che staccata che avevo tirato. Portiamolo largo e via così, ragazzi. No. Dentro. News, incidente, è caduto ancora News. E via, l'ha passato, scusa Cora, però dovevo. Sennò stavo tutta la gara con te, ragazzi. Sono molto contento. Pensavo di andare molto più lento a Kegus, ma invece, ragazzi, vado veramente. Cioè, non è che vado fortissimo, però non vado lento, ecco. Né forte né piano. Ragazzi, ora continuiamo la gara perché mancano 15 secondi più di giri, più o meno 2 giri e mezzo mancano, no, 3 giri, cioè hai 2 giri e 3 quarti mancano, quindi manca ancora un po', manca ancora un po' alla fine della gara. Poi diamo gas come dei pazzi, come sempre, mai mollare. Mamma mia, sono andato fuori pista lì. Ho fatto una traiettoria molto bella, ho sbagliato ancora. No, scherzavo. Forza, andiamo a metà curva. Ho perso qualcosa sicuramente. Manca sempre di meno lo scadere del tempo. È già scaduto il tempo, scherzavo, è già scaduto il tempo, mancano solo i 2 giri. Lì ero entrato molto bene in curva, prendendo questa canala, però questo canale. Sbagliato gli alci del curva, ragazzi, recuperiamo qualcosina in sta curva se riusciamo. Questo tratto qua, recuperiamo qualcosina. Vedo l'alci del curva che mi ha costato molto tempo.
mio, che serie. Ragazzi, credo di aver recuperato, quindi torniamo a girare così a caso. Tanto quanto non mi giri. Sì, in realtà questo sito va molto piano. Però oggi ero gasato, quindi forse era per quello. Scrivete nei commenti se vi piace che Gumus come pista. A me sinceramente non mi fa impazzire, ma non è neanche brutta. Cioè, così così dai. Perché scappa molto in queste piste così. Adesso molto tutte le gare al sole, perché le gare con la pioggia vado fortissimo, soprattutto che non mi piacciono. Comunque ragazzi, ora è finito il penultimo giro, è ora. Manca solo un giro, gas. Ma intanto, ragazzi, a parte gli scherzi, quello è Vial, quindi Muse, dopo la caduta, si è allontanato, quindi forse non si meritava il primo posto. La spinge però, Però noi andiamo. Oh, è Muse terzo, si è fatto passare pure da Ostung, e ora è quarto. Forse non se ne meritava. Oh, comunque Ostung, grandissima gara. E come prima era, cioè, era settimo, poi l'ho passato io, quindi era ottavo. Poi ho recuperato fino alla terza posizione, complimenti ancora a Alvin Ostrom. Beh sì ragazzi, possiamo dire che ormai questa gara è nelle mie mani, sono molto contento. Viale negli ultimi giri ha spinto. Oh, non si è ripreso la terza posizione. Oh, di nuovo mi sarebbe piaciuto stare dietro di loro a vedere. Cioè, dietro di loro no. Mi sarebbe piaciuto vedere la loro lotta, sinceramente. Manca poco alla fine ormai. Ho fatto 19 minuti di gara fino a questo punto. Stiamo tirando così a caso, però via è sempre lì dietro. Gli ultimi giri li ho dato veramente piano, così gli ultimi due giri li ho dato piano, tanto così per fare. Soprattutto in questo, con Caviale lì. Comunque noi abbiamo vinto anche il Gran Premio di Kegums. Sì ragazzi, comunque mi devo ricordare. Ora vediamo quanto ha fatto Mew quinto. Allora non si meritava, secondo me, la prima posizione. Ma andiamo a vedere quanto ha fatto Iago Gertz. Dov'è? Non lo vedo, solo Tony, Tom, Alvin, Tom, Cor. Ecco, undicesimo. Era sesto, era quarto. Poi è arrivato l'undicesimo perché si è buggato, tipo. Poi ha perso posizione. Comunque noi ragazzi ci becchiamo in un prossimo video. Bene ragazzi!